Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo 26 di gennaio, meno 5 alla conclusione ufficiale del calciomercato, sessione invernale 2021-2022, Juventus che, lo sappiamo, non ve lo devo ricordare tutte le volte, ha chiuso per Dusan Vlahovic. Ora siamo qua in attesa di comunicati ufficiali. Che cosa manca per quanto riguarda Vlahovic? Allora, facciamo due paroline su Vlahovic oggi, sobrio. Oggi cambiamo argomento, almeno nel primo video della giornata, ma c'è un motivo. Oggi pomeriggio avrò il piacere e l'onore di fare un video insieme a Fabiana Della Valle, firma di Gazzetta, la prima a insistere su questa pista legata a Vlahovic Juventus, quando tutto sembrava follia, quando nessuno ci voleva credere, quando sembrava semplicemente un sogno lucido, un sogno d'occhi aperti. Quindi oggi avremo Fabiana, ci dirà come è nata la trattativa, perché, come siamo arrivati al punto che Gazzetta spingeva così tanto e semplicemente anche cosa manca per il momento. Quindi, piccolo accenno su Vlahovic, poi parliamo di Nandez e di Bentancur, due giocatori uruguayani, uruguagi, come volete, che sono accostati alla Juventus, uno in entrata e uno in uscita, per terminare questa sessione appunto di mercato di riparazione, che a quanto pare è stato un mercato di potenziamento per una volta. Un mi piace, come al solito, e vi invito a scaricare OneFootball. Il link per scaricare OneFootball è qui sotto in descrizione, poi c'è anche qua il QR code, no? Da poter inquadrare con la fotocamera del vostro cellulare per scaricare l'applicazione, per capire quando arriva Vlahovic, per capire se ha il Covid, perché anche questo è importante, per capire se parte Bentancur, per capire se parte Nandez, per capire tutto. E ci sono anche gli highlights della Serie B, se volete, novità assoluta, scaricate con football. Allora, io vi faccio la live reaction al messaggio che mi ha appena inviato il mio barbiere, che ieri avevo chiesto se facessero anche delle tinte per i capelli, e voi sapete il perché. Quindi teniamo qua il cellulare e quando risponderà eventualmente vi dirò che cosa è successo. Allora, parliamo di Vlahovic, perché Vlahovic è direttamente collegato ai miei capelli. Purtroppo in negozio è un servizio che non effettuiamo al momento. Dovrò cercarmi una parrucchiera, addirittura. Vediamo come andrà avanti questa storia. Vlahovic, tutto fatto. Juventus-Fiorentina, accordo c'è. Juventus-Vlahovic, accordo c'è. Si tratta soltanto di capire come incastrare visite mediche. Io sono sempre stato cauto su questo argomento perché ricorderete il mio post di sabato, mi pare, o venerdì, non mi ricordo, sabato probabilmente, quando la Fiorentina va a diramare la lista ufficiale dei convocati per Cagliari, assente Dusan Vlahovic, e la Fiorentina segnala due casi di positività al Covid. Io lì sono impazzito, lo dico proprio tranquillamente, lì sono impazzito. Poi, anche lì bisogna mantenere un certo equilibrio, un certo aplomb, bisogna fare... E allora io sui post, sui social ho sempre scritto dovrebbe avere il Covid, dovrebbe. Perché la Fiorentina ha detto ci sono due positivi, non ha detto Vlahovic non è convocato perché è positivo, sono due cose differenti, due cose diverse. Quindi ad oggi ci sono due correnti di giornalisti, quelli che dicono sicuro al Covid, quelli che dicono sicuro non al Covid. Quindi al Covid o non al Covid, io questo non ve lo posso dire, ovviamente non ho idea, non ho la più pallida idea. Ammetto che uso sempre la logica, no, per ricostruire quello che è stato, e infatti la logica ci aveva permesso di dire probabilmente possiamo anche un po' illuderci. Io credo che in realtà la non convocazione di Vlahovic potesse essere strettamente collegata al discorso Juventus, quindi non sarei stupito di sapere che non ha il Covid effettivamente. Questo spiegherebbe intanto perché non è stato convocato, perché non è stato diramato il comunicato ufficiale per i positivi, e questo faciliterebbe anche tanto alla Juve le visite mediche di rito prima dell'annuncio ufficiale. Comunque tra Juventus Fiorentina e Juventus Vlahovic ho tutto fatto, questo lo dicono tutti gli organi di informazione più importanti, tutti, quindi vuol dire che ci siamo, dovrebbe andare tutto bene. Se poi dovesse mai saltare per il Covid, Dio aiutami, dammi la forza, perché non risponderei delle mie azioni. Se dovesse saltare questa roba perché Vlahovic effettivamente ha il Covid, non può fare visite medico, non le passa, altro che tingermi i capelli, succede il finimondo. Io tra l'altro ho in mente una trattativa appunto tra Juventus e Fiorentina per Federico Chiesa, che si concretizza
col giocatore che non fa le visite mediche alla Continassa, non fa le visite mediche a Torino, al J-Medical, no. Bensì il giocatore le ha fatte a Firenze, a Coverciano, durante il ritiro della Nazionale. Quindi la Juventus annuncia Chiesa senza dovergli far fare le visite mediche, senza fargli fare le visite mediche appunto in casa. Potrebbe essere una soluzione? Vediamo, non lo so. Io intanto ve la butto lì. Basta parlare di Vlahovic, ve l'ho detto, proprio un accenno veloce, perché oggi pomeriggio sarà Fabiana a darci più informazioni, a delucidarci, insomma, a farcire la piadina. Noi stiamo scaldando la piadina, lei dopo arriva col prosciutto, col formaggio, fa tutto quello che deve fare. Nandez. Allora, Bentancur, Aston Villa. Probabilmente l'Aston Villa in queste ore formulerà alla Juventus un'offerta ufficiale per Bentancur, poi sarà il giocatore a doverla decidere se accettare o meno, e si parla di Nandez del Cagliari come potenziale ingresso. Sono due giocatori diversi, ma molto diversi, perché Bentancur lo conosciamo, non devo stare qui a raccontarvi Bentancur. Nandez è un giocatore più basso, Bentancur è quasi 1,90 m, Nandez è 1,72 m, pesa 70 kg, è 2 anni più vecchio perché è del 95, è uruguagio, sono compagni di nazionale, ma Nandez è un centrocampista che ti dà meno fisicità di Bentancur e soprattutto sì, può essere impiegato davanti alla difesa, può essere impiegato come trequartista, come regista, sì, lo può fare, però come possiamo vedere anche dal grafico di Instat, Nandez è un giocatore che molto spesso viene provato anche sull'esterno, lì sulla destra, e quindi mi sembra un po' il giocatore che andrebbe a sostituire tatticamente McKennie, ok, in quello che gli chiede Allegri, cioè giocare sull'esterno e fare quel giocatore lì. Quindi, illazione. Stiamo vendendo Bentancur perché ci permetterebbe Nandez di avere quel giocatore sull'esterno in grado di darci equilibrio spostando McKennie appunto davanti alla difesa insieme a Locatelli? Questo è il piano, perché McKennie e Locatelli li abbiamo visti insieme a inizio campionato, nel giro di titolarità, nel giro in cui Allegri ha provato a dare un'impronta alla squadra, l'abbiamo visto in quella posizione, poi è stato spostato. E la domanda sorgeva spontanea, perché? Vediamo, potrebbe essere questo il piano di Max Allegri, anche se poi io ragiono sul fatto che Nandez, essendo un giocatore che gioca sull'esterno di destra, forse andrebbe un po' a pestarsi i piedi con Cuadrado, nel senso che se vuoi alzare Cuadrado poi non lo puoi fare. Allora cosa fai? Danilo, De Sciglio, Cuadrado, tutti e tre terzini destri? O nasce dal fatto che poi Cuadrado diventa il titolare a destra, De Sciglio diventa il titolare a sinistra? Ci sono degli incastri, avendo questi giocatori, no, che possono essere impiegati un po' dappertutto, perde un po' di certezze a livello di formazione titolare, ne guadagni in trasformismo, perché dei giocatori così polivalenti sono il sogno bagnato di ogni allenatore, questi sono giocatori importanti. Nandez sicuramente è anche un giocatore che potrebbe aiutare Vlahovic a fare qualche gol in più, magari con dei cross fatti bene, quindi il profilo a me piace. Io l'ho visto giocare diverse volte Nandez e devo dire la verità, è un giocatore che non mi dispiacerebbe vedere arrivare. Semplicemente sono qui a chiedermi, ma che ci azzecca? Qual è il nesso con Bentancur? A meno che l'idea non sia quella di Bentancur esce preventivamente, perché poi l'anno prossimo entra un profilo come Zaccaria che abbiamo già analizzato ed è un profilo interessantissimo sotto il punto di vista della copertura difensiva del centrocampo, e che quindi Nandez vada ad arricchire il pacchetto dei centrocampisti. Quindi vediamo, io personalmente tratterrei pure Bentancur fino a fine anno, io, da non amante di Bentancur, lo sapete bene, però vediamo cosa succede. Più che altro Ramsey è ancora qui, giocatore in uscita, e siamo ancora qua, già. Aaron, vedi da lei, ecco, insomma, con calma, buongiorno cucciolo, ben svegliato, hai fatto colazione? Ok, dovresti scegliere una squadra, sì, perché, no, nel senso che finisce il mercato tra 5 giorni, lo so che tu stai bene a Torino, però, no, non è che sei in pensione a Torino, potresti andare in sì, è perché guadagni troppo. Ti vogliono tutti in Premier e tu non vuoi andare in Premier. Campionato più bello del mondo,
più pagato del mondo, dove hai fatto la differenza? Tu vuoi rimanere a Torino, scaldare la tribuna? Neanche la panchina, la tribuna vuoi rimanere a scaldare? Per 3 milioni e mezzo di euro, che sono quelli che ti rimangono nella seconda parte di stagione per il contratto? Cioè, capisco che lo possa fare io, che non c'ho i soldi neanche per piangere, ma tu che sei multimilionario, stai qui per 3 milioni? Sei figlio di 3 milioni con tutti quelli che hai messo da parte? Perché qui non c'è trippa per gatti, sei stato ufficialmente messo sul mercato. Ci muoviamo oppure no? Anche in prestito, l'importante è che la Juventus non debba pagarti l'ingaggio. Madonna, vabbè. La Juventus ha fatto Vlahovic, quindi altissimi livelli, se lo concluderà, se lo ufficializzerà. Questa roba di Ramsey però mi sta qui, che poi anche qui non è colpa della Juve, la Juve è più di dirgli, oh, ragazzo è in uscita, ragazzo è in vendita, ragazzo qui non gioca più, e se lui punta i piedi, permettimi, vorrei sembrare rispettoso, però permettimi di dire queste cose. E niente, ci vediamo oggi pomeriggio con Fabiana, fatemi sapere un po' cosa ne pensate di tutti questi spunti, delle visite mediche di Vlahovic, fatemi sapere se secondo voi ha il Covid oppure no, se quel comunicato della Fiorentina sui convocati vi aveva un po' insospettito, se cedereste Bentancur, se prendereste Hernandez come sostituto di Bentancur e cosa ne pensate della situazione Ramsey. Tanti argomenti oggi.